puntata di edili.com dal cuore di Bologna, dal centro della città. Parliamo oggi di rigenerazione urbana e lo facciamo con Acer, quindi parlando dei loro cantieri e anche del piano Mille Case nello specifico. Poi parliamo del nuovo bonus casa che prevede incentivi fino al 110% e poi esploriamo insieme i cantieri di restauro all'interno della Basilica di San Petronio. Siamo sulla terrazza panoramica della Basilica di San Petronio e vediamo appunto il cantiere di restauro che è in opera da 10 anni. E parliamo proprio di questo cantiere e delle difficoltà incontrate soprattutto dal punto di vista della sicurezza. Ecco, le difficoltà relative alla sicurezza di questo cantiere sono state davvero tante, nel senso che a partire dall'inizio, quindi dal ponteggio di facciata, fino anche ad arrivare a quest'ultimo ponteggio che come vedete in realtà è in sospensione, quindi poggia su mensole e ovviamente richiede un monitoraggio puntuale, tant'è che ogni 2 mesi c'è un controllo completo di tutte le opere provvisionali, quindi c'è anche un impegno da parte delle ditte, ovviamente ditte specializzate, che si occupano di garantire la tenuta ovviamente degli ancoraggi e fornire in questo caso al coordinatore un report di questa avvenuta verifica. Il ponteggio di facciata oltretutto presentava numerosi problemi legati al fatto che appoggiavamo ovviamente sul sagrato, quindi al di sotto abbiamo fatto il georadar e non sempre era pieno e pertanto abbiamo dovuto ripartire il carico del ponteggio. In più, non potendolo ancorare sulla facciata perché nella parte bassa c'è tutta la parte in marmo, quindi ovviamente non potevamo tassellare il marmo, abbiamo dovuto prevedere dei new jersey autostradali per garantire un peso sufficiente, adeguato insomma alla tenuta del ponteggio, e utilizzare le buche pontaglie della parte superiore della facciata creando degli appositi tasselli di circa 60-70 cm che si aprivano all'interno della buca pontaglia. In alto c'era un dinamometro e quindi controllavamo anche il vento, perché in caso di vento eccessivo ovviamente c'erano delle misure da adottare. Il telone che riproduceva la facciata era ancorato con degli ancoraggi studiati appositamente affinché si staccassero in caso di vento eccessivo e quindi per evitare l'effetto vela della facciata. Quindi tutta una serie di accorgimenti e fra i quali anche la gestione delle visite, perché comunque anche in facciata c'era una terrazza visitabile. E in questi anni sono state decine di migliaia le visite che ci sono state sia nella parte anteriore che anche qui su questa terrazza. Quello che stiamo facendo è rifare il ripasso del manto di copertura, che consiste nel rimuovere i coppi e praticamente rifare una idonea rasatura per la successiva impermeabilizzazione che viene fatta con doppia guaina bituminosa plastomerica di una di 4 mm liscia e una di invece rivestita d'ardesia da chili 4,5 che serve per l'aggancio migliore per dopo il posizionamento dei coppi. Dopodiché si riposizionano i coppi che sono stati recuperati, quelli ovviamente idonei, buoni ancora da utilizzare, e con l'integrazione dei nuovi che vengono posti nel sottomanto. Siamo ripartiti con grandissima fatica, perché il protocollo che riguarda i cantieri, a mio modo di vedere, è un protocollo che difficilmente può essere applicato in tantissimi cantieri come questo, dove le situazioni sono piuttosto differenti. È un protocollo concepito probabilmente per cantieri di una certa dimensione, per cantieri standard. E in questo caso oggettivamente siamo costretti a mettere in atto una serie di misure che per certi versi possiamo anche dire sono superflue, cioè non finalizzate effettivamente a quello che dovrebbe essere il contenimento del contenuto. Qual è il problema? Il problema è che comunque il protocollo impone delle misure. In questo caso mi viene in mente per esempio la predisposizione di un bagno aggiuntivo, di un servizio igienico aggiuntivo,
abbiamo dovuto mettere un servizio igienico aggiuntivo che non serve sostanzialmente a nulla. In questo momento, proprio a causa del protocollo, siamo stati costretti anche ad interrompere le visite alla terrazza che ci consentono appunto di ammirare Bologna dall'alto. Perché? Perché il percorso per l'accesso al cantiere e per l'accesso alla terrazza è condiviso, c'è un unico ascensore. E anche qui vediamo che il protocollo non è applicabile. Perché? Perché si parla di ingressi e uscita, in questo caso il percorso è unico, quindi sospendere le visite vuol dire un danno ovviamente per la Basilica, perché le economie derivanti quindi gli incassi derivanti dalle visite vengono utilizzati per i lavori di restauro. Riqualificazione urbana con interventi di efficientamento sismico ed energetico degli immobili sono interventi utili a favorire la ripresa del settore edile. Come prevede il decreto rilancio all'articolo 119, c'è un bonus casa che ha tre caratteristiche. La prima è dedicato principalmente a edifici, quindi bisogna organizzarsi per agglomerati, per condomini o bisogna essere proprietari dell'intero edificio. Due, si può fare la riqualificazione energetica a patto che si raggiunga un miglioramento di due classi energetiche e la riqualificazione sismica. Detrazione fiscale del 110%, che in prima battuta lo si può scaricare in maniera autonoma nel corso dei successivi 10 anni, altrimenti lo si può cedere interamente e quindi l'intervento a costo zero e l'impresa o la banca recupererà in 5 anni. Quali interventi sono stati fatti? C'era il restauro della facciata, questo è stato sicuramente il lavoro più impattante, più importante. C'è stato un ponteggio montato in Piazza Maggiore per qualche anno, con tutti i problemi connessi alla gestione della sicurezza, perché in piazza ovviamente ci sono stati in quegli anni concerti di fine anno, manifestazioni, spettacoli, tutto questo ovviamente aveva delle ripercussioni rispetto alla presenza di un cantiere. E dopodiché ci siamo spostati sulla parte su Piazza Galvani sostanzialmente e abbiamo cominciato a interessare, diciamo, la copertura della navata. Nel contempo, a macchia di leopardo, abbiamo effettuato e stiamo effettuando gli interventi di restauro delle cappelle. Abbiamo iniziato con il rosone, che qui adesso è stato subito esposto, e poi procediamo restaurando una luce alla volta, ed è un lavoro complessivamente che durerà 2 anni. Questa grande quadrifora della Cappella della Santa Croce è l'ultima vetrata rimasta del beato Giacomo da Ulma, un maestro vetraio tedesco che, giunto a Bologna, si fece converso in San Domenico e lì aprì la prima bottega insieme ai frati, e il corpo adesso è in una teca in San Domenico. È ritenuto patrono dei maestri vetrai. Oggi visitiamo il MAT, il Museo di Arte, Architettura e Tecnologia di Lisbona, progettato dall'architetto inglese Amanda Levitt, la protagonista di questa settimana della rubrica social a cura dell'Istituto Professionale Edile Donne in Edilizia. È un edificio che si lascia vivere fuori e dentro in pochi anni, è stato aperto al pubblico 4 anni fa, è diventato uno dei luoghi più visitati e vissuti di Lisbona. L'edificio è situato in una sottile striscia di terreno che è racchiusa tra il fiume Tago e una delle arterie di comunicazione stradale e ferroviaria di Lisbona, ed è un bel esempio di valorizzazione degli spazi urbani. È perfettamente integrato con il paesaggio urbano. Da una parte si lega con il fiume, con le gradinate che scendono fino all'acqua, mentre la copertura dell'edificio, grazie alla sua forma anche, che permette alle persone di camminarci sopra, lo fa diventare un luogo di passaggio, di ritrovo, da dove è possibile ammirare anche il panorama della città storica.
Gli aspetti tecnici particolari sono quello del rivestimento della facciata, che ispirandosi alla ricca tradizione nell'impiego della ceramica in Portogallo è realizzato con piastrelle tridimensionali che tecnologicamente sono evolute perché sono fissate meccanicamente alla struttura dell'edificio. Le piastrelle creano una superficie complessa che riflette continuamente la luce del sole e rimanda anche i riflessi dell'acqua in momenti diversi della giornata e dell'anno. Tra l'altro, la parte inferiore della pensilina di ingresso, che è rivestita con queste piastrelle, viene utilizzata anche per far rimbalzare la luce solare dall'acqua e indirizzarla verso gli spazi espositivi seminterrati all'interno. Proponendo una nuova connessione organica con il fiume e il resto della città di Lisbona, il MAT è un edificio con una struttura potente, anche se poco appariscente, con una sola forma elegante, sobria, che sfuma verso il basso nei due lati, diventando un guscio accogliente, pieno di vita urbana dentro e fuori. Continuate a segnalarci gli edifici che vi interessano scrivendoci una mail all'indirizzo stampa@edili.com. Quali cantieri avete in opera e con quali interventi? Abbiamo tre interventi che stanno per partire, di efficientamento energetico, di tre grossi complessi immobiliari, e stiamo seriamente affrontando la valutazione di ciò che Acer Bologna può fare per il proprio territorio di riferimento con il super bonus del 110%. Per adesso abbiamo concluso gli interventi dei contratti di quartiere della Bolognina. Abbiamo in essere un contratto di quartiere in via Beroaldo. Siamo pronti per partire per un intervento ai sensi del patto Gentiloni, piano per le città, nel quartiere Navile. Abbiamo in essere e pronti sulla rampa di lancio tutti gli interventi del programma straordinario 1000 case per Bologna, che l'amministrazione comunale di Bologna ha voluto mettere in atto, l'unica amministrazione comunale sull'intero territorio nazionale che ha pensato di destinare ingenti risorse, stiamo parlando di 60 milioni di euro, per l'ERP, per l'edilizia residenziale pubblica. Abbiamo interventi sul nostro patrimonio in via Barontini. Abbiamo anche interventi nel territorio della città metropolitana e abbiamo la coda degli interventi di riparazione e consolidamento dei danni causati dal sisma 2012. Il progetto 1000 case per Bologna è diventato un po' il cuore di questi 5 anni che passerò in Acer, perché è un grande piano sociale per l'edilizia pubblica. Un piano di investimenti e di risposte alle persone più fragili di Bologna. Prevede un investimento solo per i ripristini di 20 milioni di euro, che vuol dire che abbiamo pensato immediatamente all'esistente. Con questo grande investimento abbiamo iniziato e in un anno e mezzo siamo arrivati a circa 700 appartamenti ripristinati e arriveremo alla fine del progetto dei 2 anni a 1200. Poi è un rilancio anche dei cantieri che erano fermi. Poi è arrivato il Covid che ci ha ulteriormente peggiorato la situazione. Abbiamo sospeso temporaneamente, però non abbiamo mai chiuso come Acer e siamo ripartiti molto rapidamente con tutte le difficoltà che ci sono del caso, però vogliamo continuare a dare una risposta per concludere il progetto. L'altro grande progetto di cui sono molto fiero, il villaggio Gandusio. Erano 4 palazzine, diciamo 120 appartamenti ogni blocco, quindi 240, messi molto male, molti alloggi occupati. Siamo partiti col liberare gli alloggi, sapete della battaglia che ho fatto per la legalità, che per me è fondamentale. Il villaggio Gandusio nel giro di 2 anni praticamente è stato rimesso a posto. Sgombrato, ripulito, abbiamo fatto processo di ristrutturazione, adesso stiamo partendo coi cappotti, un investimento molto grande dove c'è il cosiddetto mix sociale, quindi abbiamo messo dentro studenti, lavoratori immigrati, famiglie italiane, insomma un mix che cerca di dare una risposta plurima, eterogenea al bisogno delle case popolari. Come fanno le imprese ad accedere al bando per poter lavorare con voi? Allora, noi siamo obbligati come ente pubblico a pubblicare i nostri bandi d'appalto sulla piattaforma telematica regionale. Purtroppo lo so che molte imprese non sono ancora strutturate per poter accedere
a questo tipo di modalità per poter presentare la propria offerta. Bisogna capire che noi purtroppo non possiamo fare altrimenti. Noi per la manutenzione degli appartamenti abbiamo, come scelta istituzionale nel 2015, realizzato una società mista, dove noi operiamo con un consorzio di imprese. L'Istituto Professionale Edile di Bologna organizza in videoconferenza sincrona mercoledì 17 giugno dalle ore 15 alle 17 il seminario gratuito sulle responsabilità civili e penali del datore di lavoro in caso di contagio da Covid-19. Tra i contenuti, oltre a fare il quadro sulle responsabilità di committenti, imprese e datori di lavoro, si approfondiranno il testo unico Salute e Sicurezza sul Lavoro e Rischio Biologico e l'infezione come infortunio sul lavoro in itinere. Per contattare l'Istituto Professionale Edile di Bologna e avere informazioni sui corsi, seminari e le modalità di partecipazione, si può come sempre consultare il sito edili.com, dove è anche attiva una sezione dedicata interamente all'emergenza Covid-19. Potete inoltre consultare le pagine social Facebook, Instagram e LinkedIn dell'IPLE, sempre aggiornate e ricche di nuove rubriche, e rivedere le puntate della trasmissione su YouTube al canale Edili.com. Ci può parlare dell'importanza della sicurezza sul lavoro dentro i cantieri di Acer? Acer Bologna ha il rispetto totale del codice dei contratti e soprattutto anche del decreto 81 che regolamenta la sicurezza sui luoghi di lavoro, specificatamente sui cantieri edili, ma ci terrei a illustrare invece una cosa. I protocolli per la sicurezza del decreto 81 vengono applicati negli interventi di rilevante consistenza. Questo significa che gli interventi cosiddetti minori sono spesso lasciati alla grazia celeste e non è detto che il pericolo sia minore quando l'importo è minore, quando l'ambiente all'interno del quale si opera è più piccolo. I cantieri hanno ovviamente i veicoli, hanno i mezzi di sollevamento, hanno le macchine operatrici, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo sottoposto agli organismi competenti un protocollo generale con cui ci siamo impegnati a applicare certe precauzioni e certe salvaguardie di sicurezza per tutti gli interventi che facciamo,